costituzione di questa associazione. Noi volevo anche ringraziare, è andato via, il professore Cicalese e dirgli che ho vissuto qualche anno fa ciò che sta vivendo adesso. Vi posso assicurare che lo stress emotivo è tanto, l'adrenalina però riesce a compensare questo stress emotivo e quindi in questi mesi di campagna elettorale fa andare avanti in maniera forte un candidato sindaco. Quindi gli dobbiamo stare vicino, perché io ricordo bene quanto importanti fossero le strette di mano accompagnate da un sorriso, quanto importanti fossero le pacche sulla spalla, le parole insomma di solidarietà. È un periodo difficile in cui magari qualche candidato concorrente che non ha magari argomenti su cui dibattere va un po' anche al di là e rischia anche di mettere a rischio, diciamo, di mettere in pericolo la serenità delle famiglie. Però chi decide di intraprendere questa strada sa bene che sia in campagna elettorale che dopo, glielo auguriamo al professore Cicalese, si è maggiormente esposti. L'importante è avere la coscienza a posto e andare. Limitarmi a un intervento più relativo all'associazionismo e quindi un aspetto un po' più politico, però sinceramente volevo prendermi anche una giornata di pausa dagli impegni amministrativi, però l'occasione della presenza di due onorevoli, quindi di un pezzo autorevole del nostro Parlamento, non può, mi induce a dover necessariamente parlare anche di questioni amministrative. Volevo a tal proposito fare riferimento ad un aspetto che io reputo importante, ecco perché è importante scegliere anche ad Avellino e soprattutto ad Avellino il candidato a sindaco Cicalese. Io credo che la politica riacquista credibilità se i sindaci, che sono i soggetti più prossimi ai bisogni, in primo luogo il sindaco e tutta la giunta dell'amministrazione, perché come diceva lui, mi ricordava che questa è la prima uscita pubblica dopo le elezioni che è stata fatta, e quindi approfitto di questo momento per ringraziare veramente di cuore a tutti voi per il sostegno che avete dato in campagna elettorale alla nostra lista, a me in particolare e a Scelta Civica. Grazie di cuore veramente per il vostro sostegno. Giustamente io sono molto contento di questa nuova sede di Italia Futura, ringrazio Sergio per la sua disponibilità che ha dato a far sì che si aprisse in tempi brevi questa associazione. Come dicevano prima i giovani, e mi fa piacere che molto questa associazione è frequentata molto da giovani, Italia Futura è un laboratorio di idee. Un laboratorio di idee che poi dovrebbe in qualche modo trasformarsi o quantomeno suggerire alla politica o a chi per esso, chi fa politica, le idee che vengono elaborate in questo laboratorio di idee. Quindi sono veramente contento che ci sono molti giovani, soprattutto qua da Tripalto, ho visto il vicepresidente che è proprio ragazzino, ha già 25 anni, ma mi dimostra molto meno. Quindi fa veramente piacere vedere queste belle cose. Poi che dire, la nostra esperienza politica iniziale in questi primi 60 giorni, volendo fare un percorso di quello che è successo, per me particolarmente è stata traumatica, perché come ben tutti sapete noi siamo entrati in un momento molto, ma molto forse particolare, molto travagliato della politica, che veramente all'inizio io ho finito di non capirci niente, pensavo che non ce l'avrei fatta a superare questo trauma. Però devo dire che negli ultimi giorni, dopo la formazione del governo che è stata così tribolata e l'assegnazione delle commissioni, dove si comincia a vedere un po' di luce, perché sapete, chi viene dal mondo del lavoro è abituato a lavorare, vedersi inutile una giornata o ascoltare per una giornata intera delle cose che non è scontate, diciamo scontate. Noi gli ultimi due giorni abbiamo discusso alla Camera lo sblocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. È un diritto delle pubbliche amministrazioni, è un dovere dello Stato
nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Abbiamo dovuto perdere 2 giorni per discutere di una cosa scontata. Per me, che viene da un mondo diverso, da un mondo del lavoro, dal mondo delle cose da fare, veramente è stato traumatico. Però dicevo, nelle commissioni cominciamo a veramente lavorare e trovare delle soluzioni, o quantomeno a portare delle modifiche a quanto viene proposto, quindi veramente riusciamo ad essere operativi e diciamo produttivi. Questa è una cosa che negli ultimi giorni ci stiamo cominciando ad affezionare. Paolo ha posto sul tavolo una serie di questioni molto importanti e che ritengo che siano fondamentali. Giustamente lui, facendo il sindaco, è il primo a vederle meglio degli altri. Certamente sono questioni difficili. Io sono stato eletto in questo collegio, io e Antimo, e faremo di tutto di portare sui tavoli queste questioni. Però io credo che noi due solamente sarà difficile a far sì che si possano sbloccare tutte queste questioni, però cerchiamo di dare sicuramente un contributo da parte nostra, perché siamo devoti a questa nostra terra, al nostro popolo che ci ha dato una mano, e dobbiamo comunque fare il nostro dovere. Quindi faremo di tutto per tutte le questioni che tu hai posto, che sono questioni importantissime, che hai detto bene tu, dici, ma come fa un ministro a dire delle cose, magari non si preoccupa che i comuni devono fare un bilancio di previsione, come fa a bloccare la prima data del libro? Bene Paolo, tu sai, questi sono accordi elettorali, quindi per formare il governo hanno dovuto trovare una serie di equilibri, tu sai, questo è un governo delle larghe intese. Quantomeno su questo Monti ha avuto ragione dall'inizio, perché comunque poi alla fine è riuscito a mettere insieme tutte le anime, tenendo fuori le due estremità, sia la sinistra, sia l'estrema sinistra sia l'estrema destra. Quindi diciamo che un poco l'obiettivo di Monti iniziale è stato raggiunto, anche se in maniera non proprio come si voleva, perché il risultato elettorale non è stato quello che si aspettava. Chiaramente, dicevi tu, di tutte le questioni noi ce le faremo carico, io in particolar modo sono a completa disposizione per sentire, ascoltare, guarda questa bellissima sera, e poi spero di rivederci quando volete, in qualsiasi momento. Grazie. Dei ringraziamenti ad persona, ma questi noi facciamo solo ringraziamenti di persona. Il professore Barile, che so che, diciamo, data la sua nota tirchiaggine, invece ha dato la disponibilità di questo. Accade anche questo. E questa è una cosa bellissima che mi fa dire, e poi mi fa ben sperare che, diciamo, i miracoli fossero anche scherzo, ovviamente, perché so che gioca in casa il professore Davide, quindi le mie sono parole sciocche, ma per, come dire, rendere piacevole anche una conversazione. Poi ovviamente ringraziamenti al sindaco, ma nella persona di Paolo Spagnolo i ringraziamenti sono estesi a tutti quanti, perché veramente ho visto in campagna elettorale innanzitutto una scelta coraggiosa, diciamo, e non solo una presa di distanza da un vecchio modo di fare politica, ma immediatamente un impegno, quindi voglio dire, mettere assieme le due cose, che a volte uno dice il disimpegno già vale, indubbiamente, però qui io ho notato non solo un disimpegno, una presa di distanza, ma poi un rinnovato impegno proprio per dimostrare come si può fare politica in modo diverso e poi constatarne anche i risultati. Il terzo ringraziamento che faccio, lo faccio a una persona che non c'è, che è Virgilio Cittadese, che ci ha lasciato, ed è un ringraziamento per il suo impegno. Io ricordo la prima volta che sono venuto a Berlino e parlavo, diciamo, del matto e del bagatto, è vero Antonella? C'era Virgilio Cingalese, e lì, visto che qui è stata usata la parola palingenesi, riprendo quella metafora, perché il matto viene alla fine dei tempi, no? È la 22esima carta dei tarocchi, quindi occorre che si compia un ciclo perché scendano in campo i matti, e noi siamo un po' matti, no? Perché però abbiamo avuto la lungimiranza di capire che un ciclo era finito. Ora, quando un ciclo è finito, ci sono due possibilità. Ci sono gli epigoni, diciamo, del vecchio, che vivono di ricordi, ci vivono anche libri di ricordi, li vanno pure a presentare, però, diciamo così, a un certo momento, come dire, si rendono, come dire, ci sono tre momenti, io dico sempre, c'è un momento epico, molto bello, epico, della politica, c'è un momento etico, che serve, però
bisogna comprendere quando finisce il momento etico di ritirarsi, perché il terzo momento è il momento patetico ed è quello che noi non vogliamo vivere e quindi abbiamo preso le distanze dai momenti patetici. Detto questo, noi siamo un po' matti, questo sì, perché ci mettiamo in discussione, diciamo, lasciamo delle pseudo certezze per metterci per il mare aperto, ma noi qua poi abbiamo un classicista, non ci mettiamo per il mare aperto, e ovviamente il riferimento a altro lessico, ha delle certezze su quello che potrà accadere, non dico tra 2 anni, ma tra 6 mesi. E su questo voglio spendere una parola di riflessione politica rispetto alla creazione di un circolo qui ad Atripalda d'Italia Futura, perché bisogna, come dire, lavorare in prospettiva. Allora io credo che la creazione di un circolo di Italia Futura abbia senso della politica nazionale e alti del territorio e locale, però dobbiamo stare pronti, estote parati. Se poi questo non accade, diciamo, noi siamo esperti di piani B, anche di piani C, il professore Barile più di me, diciamo, ma abbiamo origato, diciamo, alle porte dei filosofi, e quindi noi orighiamo in quello che accade. Guardate, la politica che è in continua evoluzione sta evolvendo, a nostro giudizio, verso questi approdi, verso questi limiti. E faremo queste considerazioni avvertendo per tempo i nostri amici sul territorio, come è accaduto nel caso di nostro, no? Con l'amico Roberto, con il professor Balini, con Anna, dove quindi andiamo a sollecitare qualche voto per l'amico cigalese, attrezziamoci per le europee che ci saranno prossimamente e in prospettiva più o meno ampia per le regionali, organizzandoci. Un'ultima brevissima, ma sono altre 2 riflessioni che volevo fare. I temi sollevati dal sindaco Spagnolo sono tutti quanti meritevoli di attenzione. E veramente a volte anche noi siamo un po' sgomenti quando anche persone che hanno straordinarie responsabilità, come magari un ministro o un presidente di commissione, Yeah.